Lì c'era il grano ancora da trebbiare, lì ha incenerito tutto. Colline in fiamme nel fine settimana a Monte Porzio, San Costanzo e Cavallara di Mondavio. Ieri, dopo le 15, le fiamme si sono sprigionate nel campo di grano di un'azienda situata in via del Fosso, nelle vicinanze della strada provinciale Montecucco. Ad andare in fiamme una trentina di ettari tra grano e stoppio, ovvero ciò che rimane dopo la mietitura. Il rogo ha avuto origine dalla barra anteriore di una mietitrebbia al lavoro. Chi si è accorto dell'incendio? Ma io mi sono accorto, raccoglievo le balle di paglia qui vicino al paese, a San Giorgio, dopodiché ho visto un gran fumarone e sono venuto qua perché mio fratello da Lucrezia si è accorto del fuoco, ha detto ma cosa prende fuoco, perché questa è l'azienda, è la mia qui, allora ha detto prende fuoco la nostra paglia, che ne sai. Dopo sono venuto subito qua e già avevano le trebbie, l'avevano portate fuori dal pericolo del fuoco. Però vediamo che c'è un camioncino in fondo che ha preso fuoco. Sì, c'è un camion che era stavano trebbiando, come ripeto, e non è riuscito nessuno a andarlo a prendere perché il fuoco metteva paura. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro, Fano e Senigallia al lavoro per 4 ore, la polizia locale e i carabinieri. È stato necessario anche l'intervento dell'elicottero che raccoglieva acqua in un laghetto poco distante. Ma non so, delle fiamme alte più di 10 metri, ma una roba pazzesca. Io non avevo mai visto, come quando prende fuoco un bosco che le pire vanno su nelle piante. E in questo caso sul grano da trebbiare era una roba pazzesca, mai vista. Per fortuna, ci racconta il testimone, la famiglia Roberti è subito intervenuta riuscendo con i mezzi agricoli a circoscrivere il rogo. Sono stati fondamentali il sangue freddo e l'abilità di Marco e Francesco, che hanno rischiato la vita insieme ai pompieri per domare le fiamme. Mio figlio non voleva venire perché aveva paura. Perché metteva. Io sono andato a vedere con la Jeep giù e poi ho capito che bisognava cercare di fare qualcosa perché nessuno c'era. Sono andato giù, ho chiamato mio figlio, ho preso i trattori, con il trattore lui davanti con il motore a ruote, io dietro con quello cingoli sul carro, mi ha portato giù, sono sceso giù e ho cominciato a arginare delle parti dove era più sensibile, nelle parti più sensibili. Con la ruspa davanti arginavo il fuoco, lo spegnevo via, giù con la terra, la spegnevo con la terra, è pericoloso perché che col vento qua arrivavano le fiamme addosso al motore, poteva prendere anche fuoco il motore. Il tragitto era lungo perché si parla di 600-700 metri di fuoco che stava ardendo. Ho iniziato dal basso, poi sono arrivato in cima, poi ho chiuso due fossi demaniali per saltare di là, nel campo di là, che nel frattempo aveva già preso, ha preso ardere anche di là. Nel frattempo dopo erano arrivati i vigili del fuoco, che poi è arrivato l'elicottero, con loro l'acqua da terra. Poi nel frattempo è arrivato il contadino lì vicino e mio figlio col trattore con l'aratro con tre secce, che sono riusciti io davanti e loro dietro, hanno arginato dappertutto, prima in un posto poi nell'altro. È stata comunque tanta la paura? La paura era sì, perché il fumo addosso, non vedevi niente, il vento che spingeva il fuoco. Poi è un rischio con i trattori, si sa, il trattore c'è gasolio, c'è olio, possono perdere, ho avuto 2 o 3 volte anche un po' di paura perché sono arrivato, se sai, non vedevo niente, sono arrivato anche sopra il fuoco, era questione di un'ora, bruciava tutto, neanche un'ora perché stava andando, spingeva il vento, è una cosa impressionante.